Tema della cena, che è il titolo del suo libro, La politica della rabbia. La domanda è semplice: di cosa abbiamo bisogno per trasformare, come dire, la rabbia in una potenzialità politica, ovvero in che senso la rabbia diventa una risorsa che ci permette e ci aiuta a dare senso a quello che è una condizione collettiva di ingiustizia, di oppressione. Potrei riformulare la domanda con l'espressione finale del tuo libro: di cosa abbiamo bisogno per imparare a utilizzare, a usare la nostra migliore rabbia? Sì, degli eventi degli ultimi giorni che hanno riportato in qualche modo anche il ruolo di una certa emotività, anche violenta all'interno della politica, appunto di una rabbia, vogliamo chiamarla, o magari un sentimento di odio, comunque delle emozioni politiche molto forti che abbiamo visto nella loro interpretazione, forse peggiore, fascista, no? E in qualche modo sollevano il tema del. Ma l'emotività in politica è sempre gioco forza reazionaria, è sempre per forza conservatrice. È una certa vulgata negli ultimi anni ha teso a suggerire che, come dire, da un lato ci siano appunto le emozioni, le passioni, e quindi quando si dice ad esempio parlare alla pancia del paese, no? La pancia è poi sempre contrapposta alla testa. È come se la testa fosse il polo positivo e la pancia fosse il polo negativo, no? Quindi da un lato c'è chi parla la pancia, dall'altro c'è chi parla la testa, e quindi da un lato ci sono i fatti e la logica, e dall'altro appunto invece ci sono le peggiori passioni tristi, no? Potremmo dire della nostra epoca. Quello che io provavo a fare nel libro era in qualche modo rivendicare una anche utilità politica della rabbia, un uso costruttivo della rabbia da una posizione che sia politicamente democratica, egualitaria e che quindi sia, diciamo, diametralmente opposta rispetto a quegli ambiti violentemente reazionari che noi anche negli ultimi giorni associamo appunto all'uso, al ricorso delle passioni in politica. Il sottotitolo del libro, appunto, per una balistica filosofica, mette insieme due elementi molto all'apparenza diversi: la filosofia è qualcosa di astratto, potremmo dire, no? Di normativo. La balistica, una disciplina che non è neanche una scienza, diciamo in qualche modo è quella branca della fisica che si occupa di studiare il moto dei proiettili, no? Potremmo dire, però è una tecnica, no? È qualcosa che viene utilizzata nelle perizie che si fanno nelle aule di tribunale, no? E quindi in qualche modo un modo per mettere insieme una teoria e una prassi della rabbia come sentimento politico, per dire che per fare un uso radicale, egualitario della rabbia abbiamo bisogno sia di un elemento più teorico, di riflessione, di un elemento filosofico. Ma abbiamo bisogno anche di un elemento al tempo stesso pratico, quasi tecnico, cioè così come quando si valuta la gittata di un colpo di cannone, la rabbia dove parte e dove va a finire, chi è che si arrabbia e con chi, con quali modalità, qual è il fine, quali sono i rischi, diciamo, no? Che vengono sollevati. Usare la metafora della balistica permette anche di riflettere sul fatto che la rabbia sia un sentimento non facilmente maneggevole, potenzialmente esplosivo, no? E quindi il libro si basa un po' su questa scommessa di dialogo tra la teoria e la prassi, partendo dalla convinzione che non possa esserci una buona teoria politica se non in dialogo, in rapporto con una buona prassi politica. E quindi non esiste una buona filosofia politica che faccia astrazione della prassi politica. Quindi è un libro che in qualche modo prova ad elaborare una proposta teorica, partendo però proprio da come nella vita concreta dei movimenti anche sociali, movimenti antirazzisti, movimenti femministi, movimenti per la giustizia economica, e la rabbia venga utilizzata appunto in maniera che sia radicalmente democratica, in maniera che spunti a una trasformazione della società in un'ottica, potremmo dire, di suo radicale cambiamento, non semplicemente in un'ottica riformistica, no? Di piccoli passi in avanti, né men che meno un'ottica reazionaria, ma appunto un'ottica radicale. Mi sembra però importante provare a ridare cittadinanza a un sentimento che nel dibattito pubblico, forse soprattutto italiano, è visto molto male,
L'Italia è un paese in cui noi siamo molto abituati a delle forme di violenza politica anche estreme. E poi invece delle forme di violenza anche molto più simboliche, no? Pensiamo alla vernice rosa delle femministe di Non Una di Meno sulla statua di Indro Montanelli a Milano, vengono viste come assolutamente irricevibili, una vergogna, no? Il padre nobile del giornalismo italiano, ma com'è possibile, una mancanza di senso storico. E non a caso il libro parte appunto da alcuni episodi, uno è quello del lancio della vernice sulla statua di Montanelli, l'altro è il famoso episodio delle fioriere di Firenze, no? C'è stato l'omicidio di un cittadino senegalese a Firenze, in Idiene, per mano di un uomo bianco italiano, Roberto Pirrone, e la comunità senegalese, siamo 2 mesi dopo Macerata, quindi già un attentato di matrice razzista, si sente insicura, chiede di essere ascoltata dal sindaco di Firenze e dalle istituzioni, non viene ricevuta, e quindi durante un corteo spontaneo a quel punto rovescia delle fioriere nel centro di Firenze in segno di protesta, in segno in qualche modo di scoramento. Le autorità di Firenze, su tutte il sindaco, in quel momento dissero: noi condanniamo la violenza qualunque essa sia, mettendo sullo stesso piano, no, l'omicidio di un uomo e diciamo aver rovesciato delle fioriere, no, nel centro di Firenze. Però l'Italia è anche questo paese qui, no? Forse lo è diventata negli ultimi anni, forse si possono trovare delle dinamiche più di lungo corso. C'è un contesto in cui la rabbia è sempre qualcosa che ci si attende dai quartieri, diciamo, più retrivi dell'opinione pubblica. Nel momento in cui qualcuno prova a veicolarla, ad attivarla da posizioni politiche diverse, subito c'è una levata di scudi. Cioè, sembra indicibile, no? E questo è un po', ecco, la situazione da cui il libro prende le mosse, e poi il libro tenta, tramite la metafora della balistica, di distinguere tra diversi usi della rabbia, e quindi in qualche modo già vedere quale sia il punto di partenza della rabbia. Chi è che si arrabbia? Qualcuno che vuole difendere un privilegio che viene messo in discussione, ad esempio qualcuno che lamenta un'ingiustizia che ha subito. E quindi cercando di ragionare a partire proprio dalla traiettoria della rabbia, da chi parte, verso chi si indirizza, quali problematiche pone, perché molto spesso, soprattutto per chi subisce un'ingiustizia, arrabbiarsi è rischioso. E quindi non soltanto deve essere in qualche modo giusta la rabbia, ma deve anche essere qualcosa che possa produrre dei risultati. Il gioco deve valere la candela in un certo senso, altrimenti se diciamo la risposta alla rabbia del soggetto discriminato è ulteriore discriminazione, ulteriore violenza, e allora la rabbia diventerebbe uno strumento perdente dal punto di vista politico. Da un lato, quello che io provo a dire è che dobbiamo creare degli ecosistemi anche all'interno della società in cui la rabbia sia più leggibile, e quindi qui la dinamica dell'interpretazione e quella invece anche più concreta dell'attivismo si fondono, cioè far sì che quel portato di informazione della rabbia, una delle figure su cui io rifletto nel libro, la poetessa afroamericana Audre Lorde, che nel suo saggio famoso della fine degli anni 70, Gli usi della rabbia, diceva proprio: la rabbia è un grande veicolo di informazione, no? In qualche modo, perché coloro che alzano la voce e si arrabbiano, alle volte ci fanno presente dei punti di vista scomodi che noi non avevamo considerato inizialmente, e quindi non soltanto ci permettono di avere una migliore interpretazione della realtà, guardarla da più punti di vista, non soltanto dal nostro, ma al tempo stesso ci spingono anche a creare degli ambienti, dei contesti sociali in cui da più punti di vista diversi sia possibile anche manifestare la propria rabbia senza temere immediatamente una levata di scudi, senza temere immediatamente una messa ai margini della sfera politica. Un altro, diciamo, dei nodi centrali del libro è ripercorrere anche storicamente quella che è la tendenza a patologizzare la rabbia, no? A fare della rabbia una malattia, quindi vedere chi si arrabbia anche a seguito di un'ingiustizia subita come una persona folle, che non può essere affrontata sul piano del dialogo, ma pone sostanzialmente un problema di ordine pubblico, un problema di repressione, ma certamente non un problema di confronto politico sullo stesso piano. Questo tipo di retorica, per cui non adottare anche quelle che sono le disposizioni emotive comuni, diciamo, anche ai soggetti dominanti all'interno della società, no? Chi è che può permettersi di stare tranquillo in una società ingiusta? Chi trae vantaggio, diciamo, anche da certi tipi di ingiustizia sociale, no? E quindi nel momento in cui si prova ad adottare anche una tonalità emotiva diversa che cozza, no, con la serenità di un certo status quo, subito emerge il rischio della patologizzazione, che è una cosa che io nel libro provo ad affrontare
diciamo da più punti di vista, un punto di vista più anche concettuale, di storia dei concetti e delle parole, il fatto che in italiano, ma in tante altre lingue europee, rabbia indichi un sentimento, ma anche una malattia, un virus, no? Quando si viene morsi da un cane, subito si fa un trattamento antirabbia. E diciamo, per dirla con Susan Sontag, c'è sempre, quando si parla di rabbia, questo miscuglio tra malattia e metafora. Il sentimento della rabbia diventa una metafora di una condizione che è patologica, no? E la persona che è affetta dalla condizione patologica sembra essere una persona in cui quel sentimento domina su di lei e sul suo raziocinio. Questo si può osservare a livello individuale. Io osservo in tanti casi in cui ancora negli anni 60 e 70, soprattutto nel contesto statunitense, gli attivisti per i diritti delle persone nere, piuttosto che le attiviste femministe, vengono internate nei manicomi, no? Proprio in un momento in cui l'internamento manicomiale in quel contesto, non solo, diventa sempre più infrequente, capita che ad esempio attivisti afroamericani del movimento per i diritti civili siano mandati in manicomio e il loro sintomo è essere arrabbiati. Cioè nella colonna dei sintomi ci sono dei lavori d'archivio molto interessanti su alcuni manicomi americani, c'è scritto fa parte del Black Power, come se quello fosse un sintomo psichiatrico. Malcolm X ha qui dedicato un capitolo del libro nel fascicolo che l'FBI, che la Polizia Federale Statunitense teneva su di lui, che è stato poi desecretato, veniva bollato come schizofrenico, non perché qualcuno l'avesse mai visitato, ma perché l'unico modo per rendere conto anche di un uomo nero che era così veemente nella sua critica del razzismo, no? E che era così assolutamente indisposto ad accettare dei compromessi, ad accettare una dinamica di lento miglioramento delle proprie condizioni, l'unico modo per spiegare questo suo approccio era che fosse pazzo. E quindi la difficoltà di accogliere la rabbia all'interno di un contesto pubblico dove invece chi la esprime forse molto avrebbe da dire e anche da insegnare dalla propria prospettiva situata. Quindi sicuramente al confine tra l'interpretazione e già la mobilitazione, creare delle condizioni di ascolto di certa rabbia, appunto la rabbia che copre certi tragitti e fa certi percorsi, renderla intelligibile, quindi provare anche a dialogare con chi la veicola, è sicuramente un momento su cui il libro pone l'attenzione. Di converso, in questo diciamo c'è già una scelta di campo nel trattare gli usi appunto radicali, egualitari della rabbia. Forse un certo tipo di rabbia invece molto reazionaria, molto conservatrice, che è spesso una rabbia che anche la nostra sfera mediatica altro non fa che riprodurre, quando si dice la rabbia sociale monta. Quindi forse ci sono dei tipi di rabbia a cui noi diamo troppa importanza, no? All'interno della nostra società, si potrebbe dire la rabbia di chi sta già molto bene, no? Non ha troppe ragioni per lamentarsi in un certo senso, e invece ci sono degli altri tipi di rabbia che non possono essere espressi senza temere proprio per la propria incolumità. Il libro prova appunto a spezzare una lancia in favore di questo secondo tipo di rabbia, e quindi verso la sua espressione e verso anche la sua comprensione.